Bullpup di Yuzuri è un artificiale, come abbiamo detto prima, non molto di moda, tra virgolette, poiché ci sono molti artificiali che vengono un po', diciamo, messi da parte o comunque non molto ricordati per quel che riguarda il mondo del, diciamo, dello spinning in mare e di marchi che sono stati probabilmente in tempi addietro molto in voga, anche perché erano i pochi che c'erano, ma sono comunque ancora molto validi, anche perché Yuzuri, non so se tutti lo saprete, ultimamente sta facendo molti cambiamenti, nonché aggiornamenti, novità per i suoi artificiali. Allora, vediamo un po' questo artificiale. Dunque, questo artificiale viene montato, armato di serie con queste ancorette e questi split rig. Dunque, io cambio split rig e ancorette in qualsiasi caso sugli artificiali, poiché non ritengo che per fare uno spinning al tonno a predatori, quindi che devono essere rilasciati, ancoretta sia un metodo molto idoneo, comunque molto pratico per, appunto, per praticare questa tecnica. Inoltre qua abbiamo, diciamo, un'ancoretta che non di certo che sia poco robusta, ma non è sicuramente delle più robuste, e anche, diciamo, degli split rig un pochino anche come per la grandezza del filo del nostro split. Andiamo, si mette a fuoco, non è un granché, perché se vediamo anche il confronto con questo split rig qua, fa un po' paura, ecco la differenza. La differenza è abbastanza elevata. Ho provvisto artificiale però di ami singoli di koi del 6-0, e in questo caso il classico, diciamo così, in bel modo di dire, poiché è un artificiale straconosciuto nel mondo dello spinning al tonno per le sue doti di robustezza e gap, quindi diciamo di uscire alla mare con facilità i tonni, e inoltre ha anche una piccola particolarità, poiché è fornito di questa piccola schiacciatrice che ci permette di inserire molta facilità all'interno del nostro split rig, poiché il filo in sé del nostro amo è molto elevato, e quindi diciamo che sarebbe abbastanza complicato infilarlo all'interno del nostro split. Quindi diciamo che questa la piccola accortezza che ha utilizzato Decoy ci risulta molto utile poi quando andiamo a utilizzare le nostre pinze e da aprire appunto l'anello. Quindi diciamo ami sostituiti, anelle sostituite anche queste con delle Varivas 200 libbre. Anche queste qui top per quel che riguarda lo spinning al tonno e in generale lo spinning, perché vengono utilizzate anche in diverse misure per altri tipi di pesca. E in questo caso, adesso che non fateci caso, ho attaccato questo filo prima per testare quello che poteva essere l'effettiva robustezza dell'artificiale. Io l'ho comprato in questa colorazione Mackerel, che è, diciamo, quello che poi potrebbe essere un nostro sgombro un po' verdognolo, comunque molto naturale, ma che comunque va un pochino al di fuori di quello che sono di solito i pesci presenti in natura, quindi è un pochino già di contrasto come colore. Questo artificiale poi è provvisto di una tecnologia Yosuri che altri quindi non hanno, che è il Touch Body. Cosa consiste? Quindi avere un corpo che è, come vedete, scanalato, diciamo, quindi che se noi andiamo a toccare presenta dei rilievi, quelli che potrebbero essere una squama o comunque delle squame del nostro pesce.
Inoltre presenta tecnologia Core Change che guardandolo da qualsiasi punto diverso dell'artificiale, quindi che ne so, da un lato oppure dalla testa, dalla coda, dalla parte finale, risulterà diverso sempre il colore, quindi come se fosse proprio un pesce, cioè che ha colorazioni diverse ovunque, poiché non è che i pesci sono tutti uguali, stampati come possono essere degli artificiali. Per quel che riguarda la robustezza artificiale, come ho detto prima, ho provato, è un artificiale molto robusto, che dire, questo qui è un artificiale che per quel che riguarda il popper, quindi artificiali top water, è sicuramente eccezionale nei casi di mare, diciamo, non calmo, non piatto. E quindi che abbiamo un po' di increspature o comunque abbiamo un po' di agitazione del moto ondoso, possiamo dire veramente fare la differenza. Ricorda un po' poi la forma di un classico dumbbell popper oppure di un rosta, un po' di un arco rosta. E come dimensioni siamo però su veramente un artificiale da tonno, perché è un artificiale da 15 cm per 70 grammi di peso, quindi 70 grammi da sparare come popper non sono poi così pochi. Anche se viene prodotto in una grandezza ancora superiore, cioè 100 grammi per 20 cm. 100 grammi diventa praticamente un artificiale proprio da popping, diciamo, poiché è lungo, quindi bello massiccio e contemporaneamente pesante. 100 grammi sono tanti, qua è una canna, diciamo, molto rigida da poter gestire artificiale così. E questo qui, oltre ad essere utilizzato sicuramente in mangianza, comunque per tonni che sono pesci indubbiamente di taglia elevata, potrebbe essere utilizzato anche per uno spinning su delle lecce, diciamo, di dimensioni consistenti. E perché ecco un artificiale top water che per la leccia diciamo regna ed è sicuramente un artificiale che crea molta turbolenza in acqua, e questo qui infatti ha un cono, diciamo uno scasso molto accentuato, molto tondo, che se vedete è leggermente curvo, tendente verso il basso, in modo da proprio da prendere l'acqua in basso, farla sparare poi verso l'alto, così quindi prende l'acqua giù e poi la ritira su. Anche questo qui è un artificiale, come ho detto prima, pesante, quindi diciamo ottimo per quelle condizioni, diciamo, dove le lecce si spingono lontane dalla riva, se pratichiamo spinning dalla riva, quindi utilizzare magari canne da tonno o da mangianza di letterati, quindi sono delle canne con dei casting da 25 fino a 80-100 grammi, che ci permettono di importare magari pesci da 10-15 kg tranquillamente, ma anche 20-25, arriva. E sparando artificiali molto consistenti, anche come rapporto qualità prezzo abbastanza buono, si gira intorno alle 30 euro comunque controllate su internet, non di certo i più economici, ma d'altronde se vogliamo pescare a spinning al tonno non possiamo scendere come promessi. E alla prossima recensione.